Nel canto ventisesimo, Dante si presenta ai consiglieri di Frode, tra i quali il poeta incontra Ulisse e Diomede, puniti in una stessa fiamma biforcuta. È proprio il celebre eroe itacense, protagonista di questo canto. È lui a prendere la parola e a raccontare la sua storia, iniziando dalla partenza da Circe, presso Gaeta. Ci racconta il suo turbolento viaggio di ritorno, ed è qui che ci rendiamo conto delle differenze tra l'Ulisse omerico e quello dantesco. Dante, non avendo avuto accesso all'Odissea in lingua greca, ci presenta un personaggio completamente diverso da quello che ci viene raccontato da Omero. Le caratteristiche peculiari dell'eroe, che vengono desunte dalla sua grande fama che sopravvive nel Medioevo, sono l'astuzia e l'insaziabile sete di conoscenza, che lo portano a non fare ritorno a casa, ma a proseguire il suo viaggio. È proprio questo ardore di divenire del mondo esperto e delle vizie umane del valore che prevale nell'Ulisse dantesco e che rende questo personaggio estremamente attuale ed interessante. In lui si può riconoscere lo stereotipo dello scienziato che cerca in ogni modo di fare nuove scoperte per migliorare e agevolare la vita di tutti gli uomini, spesso spingendosi oltre limiti che non andrebbero superati. Numerosi sono i libri e le produzioni cinematografiche dedicati al tema delle conseguenze future dell'eccessiva curiosità umana. Un esempio è la serie Divergent, ambientata in un futuro nel quale, scoperto come modificare il genoma umano, vengono creati uomini con qualità amplificate, troppo generosi, intelligenti, onesti, che perdono la natura umana. Celeberrimo anche il discorso di Ulisse ai suoi compagni prima del folle volo per risvegliare i loro animi stanchi dopo anni di navigazione. Questa orazione picciola tocca nel profondo tutti gli uomini, invogliandoli al raggiungimento della perfezione morale ed intellettuale che distingue gli uomini dalle bestie. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza.